amico sciamano arrivato dal Venezuela mi ha insegnato una cosa, se vogliamo, importante, soprattutto per me, che quando ci si avvicina a un albero del genere, a un essere che ha più di 100 anni e che ti guarda e sul quale devi operare, la prima cosa che devi fare è chiedergli permesso, chiedergli se effettivamente puoi avvicinarti a lui e se sei nella situazione anche d'animo corretta per ricevere quello che lui ti deve dare. Siamo nei prati del Planino di Tribil e siamo davanti a uno degli esemplari forse più maestosi dei castagni che circondano questi prati, castagni che hanno più di 100 anni e che devono essere un po' rimessi in produzione. Per cui oggi vedremo un po' quelle che sono le tecniche per recuperare esemplari oltre centenari affinché possano ancora produrre e dare frutto. Moltissimi di questi esemplari sono stati abbandonati per lunghissimi anni e quindi ricostruire un po' la chioma e cercare di fare in modo che la vitalità delle piante venga recuperata non è assolutamente una cosa semplice. Hanno avuto appunto problemi col cancro del castagno, coi cinipidi, per cui queste piante hanno sopportato un po' di tutto, danni da neve, fulmini, ed ora nella vecchiaia però, essendo delle piante assolutamente capaci di ricostruirsi, si può gestirle in maniera tale da farle recuperare una giovinezza e anche una capacità di produzione quasi impensabile. Gestire questi giganti in situazioni dove non si può arrivare con delle macchine semoventi, con delle piattaforme aeree, richiede di attrezzarsi con modalità operative diverse. Per questo si utilizza molto spesso il tree climbing e il tree climbing, quindi l'arrampicata in pianta in sicurezza, operato da professionisti che sanno dove potare e come potare, è una delle metodologie con la quale sono stati ripristinati numerosi castagneti in tutto l'arco alpino italiano, ma anche al sud, dove si sta sviluppando moltissimo questa tecnica proprio per la produzione e la ricostruzione dei castagni ultracentenari. Ecco, nonostante la vecchiaia, questi giovani rami sono in grado di crescere più di 20 centimetri all'anno. Questo vuol dire che la vigoria, la capacità, la vitalità di questa pianta è comunque ancora enorme, nonostante in realtà la pianta sia una vecchietta. Ma l'albero è costruito proprio in questo modo, c'ha delle parti molto vecchie e c'ha delle parti molto giovani, al contrario di quello che succede poi negli organismi animali. Per cui le parti giovani riescono a compensare quella che è la senescenza totale della pianta. Intervenire su questi grandi alberi vuol dire intervenire in maniera molto mirata e ogni singolo taglio deve essere fatto in maniera molto accurata. Questo è un taglio effettuato probabilmente dalla proprietà, ma è un taglio errato perché non rispetta quella che è la struttura della pianta, cioè il collare, e quindi crea un moncone all'interno del quale possono penetrare i parassiti. Il taglio corretto invece deve essere fatto in maniera tale da rispettare la struttura della pianta e fare in modo che la pianta possa chiudere questo taglio nel più breve tempo possibile, non solo a livello meccanico, ma anche fisiologico, che è in realtà il procedimento più rapido. Quindi qui la pianta capisce che c'è stato il taglio e lo chiude in tempi brevi, alimentando questo ramo che si chiama tira linfa, che quindi prende molta più energia. Sembra poco lasciare un centimetro di moncone, invece questo diventa particolarmente importante e soprattutto più vecchia è la pianta, più i tagli devono essere fatti in maniera oculata. Salire la pianta, mettersi nella posizione idonea per poter tagliare e tagliare bene è una delle particolarità appunto del tree climbing che ci permette di operare in maniera corretta su un esemplare anche monumentale posto in situazioni dove con altri metodi non ci si arriverebbe.